Con la pillola odierna vi vorrei raccontare due storie che mi sono successe, una tanti anni fa, di cui non ho una documentazione video, ma solo alcune foto sbiadite che ho poi digitalizzato. L'altra invece mi è successa poche settimane fa. Ve le voglio raccontare perché in entrambe ho osservato un comportamento molto particolare di due insetti, di cui non ho trovato un riscontro nella bibliografia. Anzi, se qualcuno mi desse delle informazioni certe al riguardo, mi farebbe un grande piacere. Ma procediamo. Nel 1985 a Cesenatico seguì un corso di specializzazione riguardante la lotta biologica ed integrata in agricoltura. 2 ore di quel corso furono svolte dal professore Giorgio Celli, etologo di fama nazionale, purtroppo non più tra di noi, al quale gli feci vedere delle foto, vi ricordo che allora non c'era ancora il digitale, che riprendevano una larva di Aporia grategi, che è un lepidottero pieride della stessa famiglia della cavolaia, Lapiris brassicae. L'aporia era stata parassitizzata da un imenottero braconide, la Panteles glomeratus. In un video che ho pubblicato poco tempo fa, spiego la differenza che c'è tra predatori, parassiti e parassitoidi, di cui vi lascio il link. Le larvette di Apanteles glomeratus erano appena uscite dal corpo dell'aporia grategi, quando mi capitò di spostare questa larva un po' più avanti per meglio fotografarla. E mi accorsi, con mio grande stupore, che questa larva, ormai morente, si trascinò fino a riposizionarsi sulle pupe della Panteles glomeratus. La scena si ripeté un'altra volta ancora. Giorgio Celli non seppe darmi una risposta al riguardo, quindi io avanzai l'ipotesi che la larva di Aporia grategi considerava le pupe di Apanteles glomeratus come facenti parte del proprio organismo, in quanto queste si erano cibate dei suoi organi. Celli mi disse che era una ipotesi piuttosto fantasiosa, ma che poteva avere però delle basi logiche. Arriviamo così ai giorni nostri. La Zigena filipendule è un lepidottero zigenide. Vive comunemente in tutta l'Europa, tranne in Sardegna e, se non mi sbaglio, anche in Portogallo. Dagli alimenti ingeriti riesce a sintetizzare dei glucosidi cianogeni. Ed ecco perché la sua colorazione è detta aposematica, perché avvisa i potenziali predatori della sua pericolosità. I suoi bruchi vivono sulle leguminose e tessono bozzoli di consistenza cartacea. Ma veniamo all'aspetto molto strano che ho notato e di cui ho una documentazione video, anche se di pochi secondi. La larva normalmente si nutre di foglie di trifoglio, ma se le piante non sono di suo gradimento, la ragione ancora mi è poco chiara, mangia il bozzolo di altre crisalidi, spogliandole completamente. Di seguito potrete osservare una larva di aporia parassitizzata dalle larve di Apanteles glomeratus, un adulto di aporia, un suo primo piano, la larva di zigena, la zigena che si nutre del bozzolo di un'altra crisalide e per finire un adulto di zigena. Buona visione. Love bug, you're my melody.
spirit and style, radiate light for miles and miles, vibrant colors coming alive, spirit lift up when you arrive, beaming bubble with a wayward fire, echoed by an enchanting choir, awe-inspiring, can't help admiring, mythical flower of great desire, I could never love.